Centinaia di arresti in tutto il mondo in una maxi operazione internazionale ribattezzata Ironside contro la criminalità organizzata in 18 paesi, tra cui Europa, Stati Uniti, Australia e Nuova Zelanda. La polizia è riuscita a infiltrarsi in un'app chiamata Anom, che veniva utilizzata per scambiare messaggi in codice tra criminali, riuscendo a decodificare migliaia di comunicazioni crittografate in tempo reale su piani di omicidi, importazione di droga e altro. La polizia australiana l'ha definita l'operazione più sofisticata del mondo insieme all'FBI. Karen Andrews, ministra dell'Interno australiana. Already there have been over 200 offenders who have been charged, Ci sono stati and oltre the charges made 200 are now to over trasgressori che sono 500 stati accusati e le themselves. accuse There have been formulate 21 ammontano a più di threats to kill 500. that have Ci been sono state disrupted 21 and minacce di stopped. uccidere che sono state 104 fermate, firearms have been 104 seized, armi da and there fuoco sono has been state over $45 sequestrate e ci million sono in stati più di un assets milione and di euro cash in beni e seized. contanti So this is a sequestrati, quindi considerable si tratta di operation. un'operazione We are very considerevole. fortunate in Per that il commissario della Polizia Federale australiana, Rhys Kershaw, l'operazione ha permesso di infliggere il massimo danno al grave crimine organizzato, in particolare in Australia. are some of the most dangerous criminals to Australia. Gli arrestati Relax, sono they are alcuni dei members of criminali outlaw più motorcycle pericolosi per gangs, l'Australia. Australian Riteniamo mafia, che siano membri di bande Asian di crime motociclisti syndicates and fuori serious legge, organized crime mafia groups. australiana, sindacati del Relax, they have been crimine asiatico e trafficking gruppi di illicit drugs criminalità into seria e Australia at an organizzata. industrial Noi scale. sosteniamo che hanno Sadly, trafficato criminal droghe gangs illecite in are targeting Australia su Australia because scala it is one of industriale. the most. Decine gli arresti anche in altri paesi. Più di 11.000 persone utilizzavano l'app in tutto il mondo, 1.650 solo in Australia, e la metà delle attività criminali rilevate era concentrata nel Nuovo Galles del Sud.